Lo sportello del cittadino vuole promuovere il territorio, vuole salvaguardare il patrimonio archeologico, storico, anche e soprattutto della realtà di Taranto. Siamo con il dottor Francesco Pasculli, un cultore, un amante della materia. Siamo qui nei pressi del Ponte Girevole, precisamente in quella che si chiamava o si chiama ancora Porta Lecce. Alle nostre spalle una magnifica colonna che risale all'epoca romana e che però la colonna e la zona giacciono nel più completo abbandono e degrado. Dottor Pasculli, anzi Francesco, visto che siamo amici. E allora, cosa dobbiamo fare? È possibile che in una città che vuole, che da cui esce cultura da tutti i pori, a questo punto dobbiamo avere una colonna abbandonata? No, il problema di questa città, caro Luigi, è che noi dimentichiamo in maniera incredibile anche cose che sono fondamentalmente molto importanti anche da un punto di vista urbanistico. Cioè, nel Medioevo Taranto aveva due porte, cioè gli ingressi della città, oggi città vecchia, erano due: Porta Napoli con Torre Orsini e Porta Lecce, che è questa qui dove noi ci troviamo adesso. Siamo a pochi metri dal ponte, dal Castello Aragonese. E questo tratto, questa zona, faceva parte del Castello Aragonese, Castello Aragonese, assolutamente, perché il castello proseguiva fino a questa magnifica quercia monumentale, fino lì era praticamente Torre Sant'Angelo, che dà il nome al castello Sant'Angelo. Quindi questa zona di Taranto, che è clamorosamente abbandonata, è una zona importantissima, perché noi abbiamo quindi quello che era il vecchio attraversamento per andare dalla parte della città medievale a quello che poi diventerà il borgo di Taranto. Ecco, in altre città d'Italia una semplice pietra di valore archeologico anche irrilevante viene valorizzato. Ho visto ad Asti i resti medievali, per ogni così realtà medievale c'è un'insegna, un cartello. Qui invece c'è una colonna abbandonata con tanto di capitello. Questo è bellissimo, vabbè, questa è Taranto, una città meravigliosa. Questa colonna fu ritrovata nei pressi, quando appunto venne abbattuta questa parte del castello, venne rinvenuta questa colonna di epoca romana, che venne messa qui proprio a ricordo della Porta Lecce, che veniva chiusa perché veniva aperto logicamente il Ponte Girevole, quindi un nuovo passaggio verso la città. Quindi questa porta andrebbe valorizzata con una cartellonistica, oltre che chiaramente con una riqualificazione, ecco, della zona, perché vediamo che è completamente degradata. E parlando di degrado, vediamo proprio l'attacco della porta, i tufi che si stanno sgretolando. Questo dobbiamo evitare effettivamente, considerando diciamo l'importanza del monumento, dobbiamo evitare che venga giù. Per concludere, anche una bellissima quercia monumentale. Bravissimo Luigi. Io la chiamo monumentale. E fai bene, perché quello è un monumento vegetale. Questa quercia, che è una quercia secolare, fu messa lì a dimora proprio a ricordo di Porta Sant'Angelo. Quindi noi abbiamo una zona in pochi metri, abbiamo praticamente una colonna che ci ricorda Porta Lecce, una palma monumentale che ci ricorda Porta Lecce, una quercia, questo è un leccio, una tipica pianta nostra, tipica della Puglia, e un leccio a ricordo di Torre Sant'Angelo. L'appello all'amministrazione comunale, al sindaco, alla sovrintendenza: per favore, non rimpalliamo le responsabilità. La cultura a Taranto non è una pallina da ping pong che si sbatte da un lato e all'altro. Allora cerchiamo di dare una dignità a questa colonna.